Ma allora, dato per scontato che stiamo vivendo un momento un po' troppo particolare, diciamo, a prima vista, i provvedimenti mi sembrano un po', come dire, squilibrati. Poi chiaramente va visto anche caso per caso, però sinceramente nel mio caso, avendo due attività di tabacchi e bar, io alle 6 devo chiudere il bar. Poi devo stare dentro, aspettare le 7:30 per chiudere i tabacchi. Questa è la mia posizione, quindi diciamo non è che sia. Però poi non si può emanare un provvedimento ogni 3 giorni. La gente è disorientata, non capisce più nulla a che ora si apre, a che ora si chiude, chi deve stare aperto e chi deve stare chiuso. Questa è la mia opinione proprio papale papale. Cioè, cerchiamo di avere le idee chiare. Loro soprattutto devono avere le idee chiare. E poi darci delle direttive ben precise, perché se non ci danno delle direttive ben precise viene fuori un po' il caos, a destra manca, cioè capito? Questa è la mia opinione. Sul lato economico, poi chiudiamo. E la economia di conseguenza viaggia insieme all'orario e tutti questi cambiamenti che la sera, oltre alle attività chiuse per la strada, voi vedete gente, io ne vedo pochissimo o niente. Quindi sono segnali un po' confusionari.